Siamo venuti in Sicilia per incontrare Eugenio Siragusa, contattato da esseri di altri mondi sin dagli anni 60. E li ha incontrati fisicamente molte volte e da loro ha ricevuto importanti comunicazioni per l'umanità intera. Lo ringraziamo di tutto, come per il tempo che ci concede per questa intervista. Grazie Eugenio. Prego, prego, a disposizione. Eugenio, parliamo dell'Apocalisse. Molti credono che l'Apocalisse si debba ancora manifestare. Tu che dici? Infatti siamo appena all'inizio dell'Apocalisse e si vede quello che succede. È terrificante. Ancora il peggio deve venire, perché se è stato detto io mi sono pentito di aver creato l'uomo, io lo distruggerò, lo ha detto Adonietzi, sì, cioè il creatore del sistema solare. L'Apocalisse? E chi l'ha mai letta l'Apocalisse come quello che contiene? Chi l'ha pubblicata? Chi ne ha parlato? Il Papa? No! L'Apocalisse l'ha scritta un uomo chiamato Giovanni l'Apostolo. Giova! Veniva da Giove! Ed era figlio di Giove, non figlio di Cristo. Quindi... Infatti è ereditato lui l'umanità, non Pietro, perché Pietro l'ha tradito, Giovanni no. Parlo di Giove, parlo di mio padre è Giove, non è Cristo. Il primo sole del sistema solare. L'autore del sistema solare, il fondatore cosmico del sistema solare. Questo è Adonijesis. Quindi tu pensi che Giove un domani potrebbe riaccendersi? Niente di straordinario, perché può fare questo da tu. Eugenio, si parla spesso di eletti. Cos'è l'elezione e chi sono gli eletti e chi sono i chiamati? E soprattutto cosa debbono fare per essere eletti? Per essere eletti bisogna essere chiamati, educarsi, avere coscienza spirituale della verità, non soltanto psicologica, mentale, ma spirituale della verità, per essere chiamati, non eletti, perché l'elezione comporta enorme sacrificio di comportamento nella vita. Per cui non è, i chiamati sono molti e gli eletti saranno molto pochi. Molto pochi, sì. I chiamati sono parecchi, erano 6 milioni, adesso sono 600.000. E secondo te continueranno a scendere? Beh, ad Adonijesi ci interessava soltanto un maschio ed una femmina. Basta, per ripopolare la terra e fare il nuovo cielo e la nuova terra. Invece... A me ha dato un programma ben preciso che ne stiamo parlando, di isticare al massimo la gente ad essere cosciente della giustizia divina, perché si è parlato d'amore, ma di quale amore? Non c'è amore senza giustizia. La giustizia è l'amore. Quindi sarà il valore più importante.
logico. La giustizia sì. È il valore più importante. Che importa amare senza giustizia? Mica siamo delle scimmie. Le scimmie stesse lo fanno se sono educati ad essere coscienti di quello che debbono fare e di quello che debbono rifiutare. L'uomo no. L'uomo è diventato non solo incosciente, ma incapace di servire la giustizia. E come potrebbe servire la giustizia l'uomo? Come potrebbe? Servire la giustizia. Mettendo in pratica la legge del creatore, di Adonai. Di Adonai. Che poi, in fondo, questa legge l'ha trasmessa al figliolo, che è Cristo. Va bene? E come la potremo, tu la potresti sintetizzare, questa legge che ha trasmesso il Cristo? Sapendo di amare il prossimo suo come se stesso. Questa è la giustizia. Chi lo fa questo? Quali sono le ultime comunicazioni che hai ricevuto? Perché noi sappiamo che tu sei sempre in contatto con i regni della luce. Io sono in contatto principalmente con coloro che sono venuti per aiutare Gesù dal pianeta che molti dovrebbero saperlo questo. Che hanno fondato il regno sotterraneo perché non sono ripartiti come si pensava che doveva avvenire, sono rimasti per ordine di Adonai ed hanno ereditato per ora il paradiso sotterraneo, ma non è detto che non viene fuori. Tu parli di Eldorado. Eldorado, sì. Quindi tu sei sempre in contatto con esseri che vivono in questo regno? Certo, faccio parte di loro. E tu? Sono nato da un volere divino. Per cui questo regno sotterraneo è tuttora attivo e sta lavorando? Sta lavorando e come lavora? Lavora a Ciamballa, lavora l'Eldorado e lavora a Garta, dove sì, molti vengono ereditati dalla morte seconda. E per morte seconda si intende la perdita dello spirito individuale e si incarnano in uno spirito collettivo, animale, galline. Io avevo una gallina, sì, e facevo un chiasso enorme, il gallinaio. Sì, ma che cosa succede? C'è un gatto, c'è un cane, vado a vedere e c'è una gallina che voleva fare il gallo. Io la guardo e ci faccio: disgraziata, ancora insisti ad essere nell'errore. Questo mi fa come per dire: a te che ti interessa? Ah sì? Domani ti mangio e me lo mangiamo. Eugenio, secondo te l'umanità ce la farà a passare in quarta dimensione? No, l'umanità no. Ce la faranno soltanto coloro che meriteranno di essere chiamati per essere eletti. Quelli sì, passeranno in quarta dimensione. Questo avverrà a breve? Breve, sì.
i tempi si stanno accorciando, va bene? I tempi si stanno accorciando e c'è da prevedere delle situazioni veramente catastrofiche, come quelle della Spagna, forse peggiori. Tu pensi che il terrorismo sia uno dei segni? Il terrorismo è un modo che serve il desiderio del cornuto e di quello che tenta nello spirito, che si chiama Lucifero, che è stato chiamato per servire subendo il perdono di Adonai. Praticamente ora è in missione sulla terra per tentare l'umanità. L'umanità, esatto. Allora, se ci sta riuscendo a tentare l'umanità, se lui riesce a tentare l'umanità secondo il programma di Adonai, cosa gli spetta a Lucifero? A Lucifero gli spetta il perdono di aver sbagliato. Una volta. Il perdono. Va bene? Ma la tentazione che lui esercita in questa umanità è sottile e capace di far emergere la qualità invece della quantità. Questo è quello che deve fare Lucifero nei riguardi di Adonai. Quindi lui è opera di selezione. Esatto. E praticamente è un programma divino, allora. È un programma divino, ma ha bisogno che quell'uomo, invece di ricevere quella bambina e tutelarla, la violenta, la uccide e poi se ne va in galera. Tu alludi agli eventi che stanno accadendo in questi giorni. Accadendo. Quella che uccide la madre che uccide la figlia che uccide i babà, quello che sta succedendo tutti i giorni è semplicemente la selezione continua della giustizia divina. Quindi si può dire che questa apocalisse la stiamo vivendo? Sì, in pieno sviluppo. Io... è stato divulgato da recente una placca di basalto dove c'è scritto qui sopra: io sono la via, la verità e la vita, senza di me al Padre non ci può dare nessuno. Giovanni l'Apostolo. Perché Giovanni l'Apostolo ha ereditato l'umanità, il destino dell'umanità l'ha ereditato, tant'è vero che tutto quello che lui ha scritto